ed è oggi la giornata mondiale del bambino a date unificate, World Children's o Children's Day, che contribuisce ovviamente alla costruzione di una società globale culturalmente attenta al bambino, alle sue esigenze, rispettosa della sua dignità e dei suoi diritti. Anche noi iniziamo ricordandolo. Il 20 di novembre corrisponde al giorno in cui l'Assemblea delle Nazioni Unite approva la Convenzione Internazionale per l'applicazione di questi diritti, però io volevo portare questa riflessione con noi di Sorrisi e Palloni alla giornata in cui tutti dobbiamo focalizzare l'attenzione sull'importanza, sull'imprescindibilità dei diritti del bambino affinché non si ripetano gli orrori che la nostra umanità ha commesso in passato. Ci sono bambini accovacciati davanti agli etelai in Nepal, ci sono bambini chini sotto carichi di carbone in Colombia, esposti ai pesticidi nei campi di caffè in Tanzania, stipati nelle concerie e nei laboratori tessili clandestini in India, ma anche in alcune province italiane. Noi parliamo di Sorrisi e Palloni. Ci sono anche bambini sfruttati in Pakistan a produrre e rifinire palloni di cuoio del tipo professionale, cuciti a mano, soprattutto palloni di calcio. Ci lavorano oltre 5.000 bambini in tutto il paese, sono 8 milioni i piccoli lavoratori tra i 14 e i 10 anni. Costituiscono, pensate, il 20% della popolazione attiva. Molti parlano di un boom economico del Pakistan grazie a questa schiavitù dei bambini, di un miracolo economico che farebbe crescere del 3% l'anno il reddito pro capite pakistano. Ma quello che io mi chiedo e che ci dobbiamo un po' chiedere tutti: in un paese dove il tasso di mortalità infantile al di sotto dei 5 anni è del 13,6%, dove i bambini, anziché fantasticare sul mondo immaginario, sono già costretti alla dura realtà del lavoro, della povertà, dello sfruttamento, come si fa a pronunciare la parola miracolo o boom economico? Io penso che togliere il sorriso a un bambino è come togliere il sole alla terra, lasciandolo tremendamente freddo, tremendamente buio, come l'infanzia di piccole creature innocenti assoggettate alle stupide logiche di potere. Quindi, per non dimenticare mai tutto questo, per non spegnere mai la luce dell'universo che vive attraverso il sorriso di un bambino, alimentiamo ed operiamoci tutti, ma concretamente, per la cultura del rispetto dei diritti dell'infanzia. In fondo, possiamo dirlo, è una delle poche e vere responsabilità che il mondo adulto può e deve assolutamente assumere. Togliere il sorriso a un bambino significa spegnere la luce dell'universo umano, e noi questa luce teniamola accesa.